qua venuto in questo nuovo video. Comunque, e sera stavo un po' ambicciato, non si è potuto fare problemi burocratici sto cazzo di video. Comunque, la Spalla ha nettamente dominato la gara dall'inizio alla fine, ha vinto 2-0, ma Gasperini neanche non ci ha capito un cazzo, ti dura peggio, perché tu non puoi passare dalle fortune del 3-5-2, passi a un 3-4-2-1, 3-4-3, poi al di là degli interpreti che giocano, quello e quella, la Spalla ha giocato bene, sta lottando per la salvezza e te seconda con 9 punti, questo non significa un cazzo. Il discorso è che praticamente tu non puoi lasciare pure interpreti Ilicic e Pasalic fuori, perché poi chi c'era pure? La De Burra, gli Adnan, alla fine Barrov non si sa se gioca o non gioca, alla fine troppi interpreti titolari vengono lasciati fuori, perché Ilicic qualche punizione, contrasti, tiri in porta col sinistro può essere secco, quindi potrebbe segnare rapidamente, ma tu non puoi lasciare i complimenti, vanno assolutamente nettamente alla Spalla. Però la squadra di Gasperini, da quando ha fatto la dichiarazione che ha detto se non voleva andare quel, la squadra non era buona, non ci piaceva, ha crollato tutta l'Atalanta, ha fatto uscire in Coppa, in gambata, ha perso 2-0 con la Spalla, i risultati si vedono drammatici. Però l'Atalanta penso si dovrebbe riqualificare per l'Europa League, credo non dovrebbe avere problemi, poi bisogna sempre vedere, ma un'ottima Spalla fino adesso sta veleggiando in classifica, che è seconda, molti lati Beriscia, Collini, quello che l'altro, alla fine diciamo stiamo sullo stesso livello, diciamo, uno ha un po' più esperienza, l'altro pure, però alla fine stiamo sempre là. Però alla fine il discorso è che anche la Spalla meritava nettamente la partita, molti lati che si dice che sempre che la Spalla ha meritato e ha ottenuto buoni punti con Petagna che ha fatto la vendicatura dell'ex, ha segnato la doppietta, l'Atalanta l'aveva scaricato e mo si è beccata due pappine, si è beccata voi come mi arrabbio, e l'Atalanta mo a gennaio si rompe, non credo, però parte le cazzate di scherzi, soprattutto da verificare. Mo speriamo che anche l'italiano stasera in Champions, tutte le squadre italiane dobbiamo andare con gli attributi, i complimenti, gli auguroni che possono andare più avanti possibile in Champions, perché quattro squadre italiane devono assolutamente passare tutti i giorni per forza di cose. Comunque siamo al prossimo video, il Napoli è uscita l'anno scorso, l'Inter rientra, la Roma una trasfertissima difficilissima e complicatissima con Real Madrid, e devono passare tutti. Comunque siamo al prossimo video, voi iscrivetevi sempre alla pagina, non avete fatto, iscrivetevi sempre.